Salve a tutti! Oggi parliamo del corvo, un animale intelligentissimo, con impressionanti capacità, molto più sviluppate rispetto ad altri animali della sua classe e non solo, che nel tempo è stato sempre più bistrattato e sottovalutato a causa di miti e leggende legate alla sua figura. Se pensiamo al corvo, infatti, ci verrà sicuramente in mente qualcosa di sinistro, lugubre, nel migliore dei casi misterioso. Come spesso accade, storie dell'orrore, antiche favole folcloristiche o suggestioni moderne hanno finito per avere la meglio sull'immagine di questo uccello dalle abilità impressionanti. Basti nominare la poesia Il corvo del maestro Edgar Allan Poe oppure il film Il corvo di Alex Proyas. Parleremo prossimamente anche di ciò che ha condizionato senza ritorno la visione che comunemente si ha del corvo. Ma oggi siamo qui per un altro scopo, redimerla una volta per tutte. Una breve presentazione. Il corvo appartiene all'ordine dei passeriformi, precisamente alla famiglia dei corvidi. Questa famiglia è caratterizzata da una grande intelligenza. Hanno il rapporto massa cerebrale-massa corporea più elevato di tutti i passeriformi e della stragrande maggioranza degli uccelli, paragonabile niente di meno a quello dei delfini e delle scimmie antropomorfe. All'interno della famiglia dei corvidi, i corvi fanno parte del genere Corvus, che comprende ben 46 specie diverse. Parliamo prima di tutto però della specie più iconica, quella a cui solitamente si pensa, nonché la più grande in termini fisici assieme al cugino corvo abissino. Il corvo imperiale, nome scientifico Corvus corax, diffuso nell'area più vasta di tutto il mondo ed è familiare quasi a tutti. Diamo un'occhiata al suo aspetto. Può arrivare fino a 69 cm di lunghezza e fino ad 1,30 m di apertura alare e gli esemplari più grandi arrivano a pesare tra 1,5 kg e 2 kg. Il suo folto piumaggio completamente nero, con sfumature blu se lo si osserva sotto la diretta luce del sole, è ciò che lo rende affascinante per qualcuno e che ha ispirato storie oscure ad altri. Inutile dire con quale partito mi schieri, ma questa è un'altra storia. Sul collo, all'altezza del gozzo, ha delle particolari piume chiamate barbe, che possono alzarsi ed abbassarsi in base allo stato d'animo dell'animale. Anche il becco è di colore nero, piuttosto lungo, forte e con una leggera incurvatura sulla parte superiore, terminando con una sorta di uncino. Le zampe sono nude, anch'esse nerastre, con quattro dita a forma di uncino, tre rivolte verso davanti ed una all'indietro, garantendo così una presa saldissima, aiutata dalle forti unghie. Leviamoci subito questo dente. I pregiudizi sul corvo nascono soprattutto dal fatto che nella sua alimentazione rientrano le carcasse. Prima di tutto è importante notare che il corvo in realtà ha una dieta molto varia. È diffuso in tutto il mondo proprio perché mangia tutto ciò che riesce a trovare di commestibile. Di certo non si nutre solo di carcasse, ma preda anche animali alla sua portata, come piccoli roditori. Inoltre, la sua dieta varia molto in base a dove vive quel particolare esemplare, piccole prede e carcasse in luoghi freddi o aridi, mentre in zone dove la vegetazione è abbondante si nutre anche di bacche, frutta e piante. Abbiamo quindi già notato un elemento positivo di questo animale, l'estrema adattabilità. Parliamo per un secondo di nutrirsi di carcasse nel regno animale, che tanto viene visto di malocchio. Beh, non sono sicura che sia peggiore mangiare un animale già morto e stecchito rispetto ad ucciderlo. Non trovo un motivo valido per vedere dell'innata cattiveria che non fa parte di nessun essere animale se non dell'uomo. Questo razzismo che siamo riusciti a praticare anche nel regno animale non ha alcun senso logico, per il corvo come per altri animali cosiddetti opportunisti. Passiamo ora invece a ciò che rende questo animale sicuramente unico nel suo genere. Non a caso il corvo imperiale è l'uccello con il cervello più grande in proporzione alle dimensioni del corpo. I corvi imperiali vivono solitamente in coppia da individui adulti e in gruppi da giovani. La loro vita comunitaria è infatti fortemente gerarchizzata e i giovani si riuniscono per avere più forza, seguendo il classico detto per il quale l'unione fa la forza. In caso di cibo in quantità, infatti, un giovane corvo emette richiami sia per generosità e spirito di comunità, sia perché da numerosi giovani esemplari è improbabile rischiare di essere scacciati da qualche corvo adulto, cosa che invece accadrebbe se trovati da soli.
Le coppie di corvi sono fortemente monogame, si sciolgono solamente in caso di morte di uno dei due, anche se qualche caso di infedeltà, molto raro, è stato registrato. Si tratta principalmente di femmine che accolgono un altro maschio nel nido se il proprio compagno è assente. Ops. Si tratta comunque, è utile ripeterlo, di casi abbastanza rari. Il romanticismo la fa ancora di più da padrone se oltre alla fedeltà lunga tutta una vita si pensa al fatto che l'esemplare femmina non sceglie il compagno in base a prove di forza, ma in base al cervello. È attirata da chi riesce a trovare strategie migliori per cibo e sopravvivenza, non dall'esemplare più prestante, ma da chi ragiona meglio. Forse qualcuno dovrebbe trarre qualche insegnamento in più da come la corva gestisce la sua vita sentimentale. Quando la femmina cova e quando poi i piccoli sono nati, per evitare che questi siano predati, il maschio diventa ancora più acuto del solito e fa in modo di allontanarsi senza essere visto quando esce per procacciare il cibo per tutta la sua famiglia. Praticamente fa il vago, guidato dalla paranoia si butta in grandi picchiate e procede a basse quote per poi risalire solo una volta lontano dal nido, anche molto lontano. Anche riguardo il cibo il corvo è circospetto, se può ne raccoglie in più e lo nasconde con cura, anche in questo caso arrivando a fare svariati chilometri per allontanarsi dagli occhi indiscreti dei propri simili. Infatti il principale problema di essere molto intelligenti è che pure i propri simili hanno le stesse capacità e diventa una gara per chi riesce a fregare meglio l'altro. Sono stati osservati alcuni finti nascondigli. I corvi sono arrivati a capire il concetto di diversivo, riempiendo nascondigli con sassi, foglie o altri materiali che fanno volume per depistare gli altri dal vero nascondiglio. I corvi sono anche un asso della comunicazione. Non solo hanno una grandissima varietà di versi differenti per comunicare tra loro, ma sono anche in grado di imitare i versi di altri animali. Sia i corvi imperiali che gli altri corvidi erano considerati dal padre dell'etologia Conrad Lorenz i più interessanti tra gli uccelli. Egli aveva avuto con sé per anni un corvo imperiale, Roa, diventato famoso perché tramite lui lo studioso prese familiarità con le straordinarie capacità di questi uccelli. Roa, quando si trovava con il compagno umano in un luogo dove aveva sperimentato qualcosa di spiacevole, cercava di far cambiare strada a Lorenz, comportandosi con lui come avrebbe fatto con un suo simile, ma usando il verso Roa, il suo nome, piuttosto che del gracchiare, che usava ad esempio con la sua compagna. Sapeva distinguere come dover parlare con l'umano che si rivolgeva a lui, chiamandolo appunto Roa, assimilando questa parola come verso della comunicazione con lui e lui solo, mentre continuava ad usare versi da corvo con i suoi simili. Questo, oltre a testimoniare ancora una volta grande intelligenza, dimostra anche la presenza di memoria episodica in questi animali. Ricordano precisamente le esperienze vissute, belle o brutte che siano. La memoria dei corvidi però non si ferma qui. Non solo riconoscono le esperienze, ma anche altri esemplari della propria specie e di altre, compresi gli umani. Se infatti si fa del male ad un corvo, sicuramente si verrà attaccati da lui per moltissimo tempo, perché la loro memoria non sembra cedere al tempo. In più, c'è la possibilità che non sia solamente lui a prenderci di mira, perché sicuramente avrà comunicato con gli altri e sarà davvero pericoloso trovarsi nelle vicinanze. Non a caso, in alcuni esperimenti che prevedono un margine di pericolo per i corvi, che questi potrebbero interpretare come deliberato, volontario modo per fargli del male, anche se non è così, gli studiosi devono indossare una maschera se vogliono continuare a lavorare con loro. Al contrario, anche nella stagione degli amori e quindi delle cove, puoi passare indisturbato anche a pochi centimetri dei nidi se hai fatto del bene, come dare del cibo o cose così, ad un corvo. Questo anche per chilometri, visto che, come abbiamo detto, questi uccelli comunicano tra loro. In una zona anche piuttosto estesa, i corvi rappresentano le signore del paese. Impossibile sfuggire al loro passaparola. È stato poi visto che questi animali sono capaci di riconoscenza. Molto tenero l'episodio di una ragazzina di Seattle, Gabby Mann, che ha nutrito per anni dei corvi e ha cominciato a ricevere da loro dei regali, o meglio, quello che loro consideravano tali. Oggetti molto luccicanti, riflettenti, di forme particolari, come pietrine colorate, fondi di bottiglia, viti, bottoni, altri piccoli utensili e cose che attiravano la loro attenzione, ritenendole omaggi adatti alla loro piccola benefattrice.
I corvi sono capaci di ragionamenti piuttosto complessi per la risoluzione dei problemi. Le abilità pratiche dei corvidi hanno impressionato anche i ricercatori dell'Università di Oxford. Hanno messo alla prova Betty, una cornacchia della Nuova Caledonia. Le hanno messo un boccone di cibo in un tubo piuttosto stretto, in una posizione un po' distante dall'apertura, irraggiungibile per lei. Le davano poi un bastoncino o un filo di ferro diritto e osservavano come ogni volta lo piegasse per ottenere un uncino utile. Peccato poi che un compagno tentava sempre di rubarle il boccone una volta liberato, il solito problema di avere amici intelligenti quanto te. Questi animali non solo si preoccupano se gli altri li hanno visti mentre nascondevano qualcosa, dimostrando di sapersi immedesimare i ragionamenti non propri. Non solo sono bravi ad anticipare le mosse, sanno anche sfruttare altri animali per abilità che a loro mancano. Attirano ad esempio lupi o altri predatori verso carcasse particolarmente grandi o difficili da beccare per farsele preparare, per poi gettarsi comodamente sul cibo ben aperto e disponibile, un po' come dei nobili che si fanno preparare il pranzo senza sporcarsi troppo le zampe. I corvi hanno imparato ad utilizzare a proprio vantaggio anche la convivenza con gli umani. In Giappone è stato osservato che lasciano cadere le noci o altra frutta a guscio proprio nelle traiettorie delle macchine, usandole come schiaccianoci. I corvidi sono in grado di avvertire il senso del lutto e, collegato a questo, quello dell'empatia. Un corvide che subisce un lutto, specialmente quelli che vivono in branco come le taccole, verrà percepito come in difficoltà, poiché si comporterà diversamente a causa della sua tristezza. Per questo sarà oggetto di attenzione da parte di altri esemplari, che lo coccoleranno standogli vicino e portandogli cibo. Un esperimento condotto sulle ghiandaie dimostrò come il maschio fosse capace di prevedere i gusti della femmina, precedentemente nutrita davanti ai suoi occhi, e scegliere per lei il bocconcino più adatto tra quelli a disposizione. Altri esperimenti vennero fatti ispirandosi alla fiaba di Esopo, riguardo la comprensione dei corvidi dei meccanismi di riempimento dell'acqua. Mettendo un bocconcino in un tubo con poca acqua, in modo che non fosse raggiungibile dall'animale, i ricercatori posero nelle vicinanze dei sassolini o degli oggetti che lui, in questo caso un corvo comune, poteva usare per far salire il livello dell'acqua fino a poter arrivare al cibo, cosa che puntualmente accadde. Questi sono solo pochi, semplici esempi per indicare ciò di cui ogni esemplare può essere capace, ma si trovano praticamente ovunque filmati di esperimenti molto difficili, con puzzle o rompicapi, in cui corvi particolarmente intelligenti riescono a cavarsela per arrivare al premietto finale. Ancora una volta non possiamo che rimanere attoniti davanti a tanto acume. Non è un caso che tra gli uccelli reali usati dal film del 1963 Gli Uccelli di Alfred Hitchcock, assieme a quelli meccanici e da trucchi d'animazione, ci siano ben due specie appartenenti ai corvidi: i corvi e le cornacchie, addestrati ad andare, venire, colpire e smettere di farlo a comando. Per concludere, animali appartenenti alla famiglia dei corvidi, le gazze, sono state gli unici, assieme alle scimmie antropomorfe, gli elefanti ed i delfini, a sapersi riconoscere allo specchio. In un esperimento, lo psicologo tedesco Helmut Prior sottopose delle gazze ad un test. Applicandogli un piccolo adesivo giallo sul petto, visibile solo allo specchio, le mise davanti al proprio riflesso. Vedendosi, le gazze si grattarono con una zampa finché il segno non scomparve. Quindi si erano riconosciute. Che dire, intelligenti, riconoscenti, maestosi, furbi, capaci. Spero sia abbastanza per ricredersi su questi affascinanti animali. Grazie per aver visto questo video. Se ti va, iscriviti, attiva la campanella delle notifiche e lascia un like. Alla prossima, ciao!